Oggi facciamo la patente della moto, c'è l'esame e iniziamo il video così. Non c'entra niente col video di oggi, ragazzi. Posso andare? Qui bisogna fare come Kimbo, chiano chiano, buono buono. Benvenuti ragazzi in un nuovo video del Toto. Sto facendo in questo momento l'esame di scuola guida. C'ho dietro l'esaminatore. In questo video ragazzi non c'entra niente l'esame. Dobbiamo flippare la pit bike elettrica. Poi come facevo a perdermi l'opportunità di fare un intro intanto che facevo l'esame di scuola guida? Cioè modalità nonno attivata, l'esaminatore tanto non mi... State tranquilli che dopo diventa più adrenalinico. Però apprezzate questa cosa e iscrivetevi al canale ragazzi. Dai che devo flippare con la minimoto pomeriggio raga. Vabbè ragazzi, tanto che finiamo qui, vediamo se ho preso sta patentotta che mi serviva per flippare con la pit bike. Vi lascio alla nostra amata sigla. Ragazzi, l'abbiamo presa. Anche parlando durante l'esame, non potevo farmi scappare. L'esame di guida si fa una volta nella vita, Alboreto. Cioè, lo sai anche te. Non potevo farmi scappare questa opportunità. Questo video, l'avete visto nel titolo, dobbiamo flippare la bestiolina. E per questo serviva la patente, infatti, ragazzi. O forse no. Per chi si fosse perso gli episodi precedenti, tutta questa serie è stata fatta perché vogliamo flippare la moto vera, non solo la mini moto elettrica. Io voglio proprio flippare la moto da cross. Dobbiamo farlo prima con la nostra bellissima mini moto elettrica. Abbiamo già fatto due episodi, ragazzi. Primo episodio abbiamo provato la pit bike. Abbiamo saltato sull'airbag, sul mulch per prendere un po' confidenza. Secondo episodio siamo andati a saltare in rampa. Cioè, rampa è a freestyle motocross con la moto da cross vera. Siamo arrivati fino a 18 metri di salto. Oggi, purtroppo, dobbiamo flippare lei. Tu comunque non scappi, eh. Io 30.000 like non li ho raggiunti. Sempre a tirarti indietro. Ragazzi, perché io mi devo sbattere tutte le volte? Far le cose? Questo qui si tira sempre indietro. Fa il piscione, ragazzi. Il piscione come al solito. Alboreto piscione. Hey baby, vuoi un passaggio? Non posso rifiutare un macio così. Ho le mani sudate, potremmo scivolare. No! In realtà, ragazzi, abbiamo creato un nuovo giro, un po' più tortuoso, per imparare a guidare bene la motoretta. L'Alboreto non si è allenato per un cavolo, quindi farà comunque schifo come al solito. No, mi dissocio, non volevo dissarti così, scusa. Quando si usa la pit bike, con l'occhiale veloce proprio. Eccolo, ti chiameremo Polloreto. Allora ragazzi, la pista è cambiata, ci sono curve decisamente più chiuse, molto più tecnico. Qui non c'è più la passerella, qui è entrata dritta adesso. Curvone a secca, frenata, tornatino strettissimo dove scivola in uscita. Qui ottima curva dove si sta formando un canale, staccatona attraverso Mutard, scrub in curva, accelerata tutta, staccata e rientra nel giro. Piano giù di qui sempre. Ehi, flat, sono atterrato lì. È incredibile come veramente andare lunghi è la cosa più facile della terra. Abbiamo rifatto praticamente tutto quello un po' che abbiamo fatto l'altra volta per scaldarci. Ora ragazzi, mi sta guardando. Mi sta guardando. Mi sta guardando. Mi sta guardando ragazzi, perché mi guarda così. Cato, quattro testa. Ha così tanta paura a flippare. Terzo nel campionato del mondo, ha paura di flippare. Dai Toto, una motoretta. Cioè, flip con la minimoto da quando praticamente me l'ha andata, che ha detto cazzo devo fare flip con la minimoto. E ho voglia di farlo e non voglio star lì a farvi menare troppo nel video. Chissà se lo fa, perché l'obiettivo di oggi sarebbe portarlo sul mulch. Ancora non so se è possibile perché non l'ho ancora provato sul bag. Quindi ho voglia, ma ho tensione di provarlo sul bag. Prima di farlo con la moto, lo faccio in bici, giusto un paio di volte per far abituare la mente ad andare sotto sopra. Che ce l'ho di mio, perché ne faccio un milione. Però ragazzi, fa sempre bene prima di farlo con un altro mezzo un attimo, riprendere un attimo il feeling. Facciamo giusto un paio, così ci abituiamo ad andare sotto sopra. È
è così facile con la bici. Ormai è un movimento che mi viene veramente naturale, facilissimo, non ci penso neanche a far flip. In cima alla rampa, sedere indietro e tiri con le braccia. Un colpetto basta dare. Però ovviamente questa pesa 10 kg. Qua è più bassa, ha l'ammortizzatore dietro. Quando io faccio il movimento così, vedete che si schiaccia. Però dall'altra parte che ti aiuta a girare, gas. Da quello che ho visto nei vari video, perché non me l'ha mai spiegato nessuno, flip con la moto, vedo che tutti accelerano ovviamente in rampa e danno una bella manata sotto la rampa. E poi si aiutano anche in aria col gas. Accelerando ovviamente ti fa girare di più. La cosa difficile però della mini moto, guardate qua il mio piede sulla pedivella. Tu non puoi tenere il piede su così, perché rischi di frenare in aria. Infatti devi tenerlo molto arretrato in punta. Cosa dici Mauro? Vai. Secondo te, no, domanda, tiro di più che con la bici? Secondo me no. No, più che altro che non vorrei che, sai, vai a anticipare per il peso. Bravo. E in realtà ti chiude dentro. Secondo me come tempistiche devi fare praticamente la stessa cosa. Che mi è un po' strana. Previsto. Yes. Nel dubbio va nel double. Ah, nel dubbio nel double. La differenza, ragazzi, in bici, immaginatevi che in rampa siete voi che tirate la bici. La bici non ha una sua spinta. Invece con questa in rampa tu hai l'acceleratore, quindi hai 30 kg che tirano con l'acceleratore in rampa. Ed è quello che non so come andare sotto sopra con questo. Cioè non vorrei che scappasse via. Dovrei essere cillatissimo a farlo con la pit bike. Devo farlo con la moto. Ma in verità no. In rampa e faccio così. Hai già fatto. Dove puoi farlo già dal boner? Vabbè. Ragazzi, in agitazione così siamo a 148 battiti. E non siamo ancora sul duro. Dai, lo proviamo. Due cose devo tenere a mente. Tirare e tenere la moto. Dai, eh. Ti dico, feeling, me lo aspettavo peggio. Allora, uguale alla bici. Sai cosa senti? Quando parte, non lo fermi più. Non lo fermi. Dai, faccio un po', così mi abituo. Abbiamo capito purtroppo che è fattibile sul mulch. Ci rifocilliamo un attimo. Stavolta ragazzi col brownettino di The Protein Works. Guarda qua. Cioccolato peanut butter. Cosa lacchi di cioccolato? Brownie e cioccolato. Sentivo il burro d'arachidi. Sapete cos'è? Un peccato? Che ne ho preso solo uno perché ho detto boh, vedo. E invece devo prendere tutto il pacco. Ho sbagliato. È buono questo, è di brutto mi sa. Pensi che io mi sia dimenticato? Che tu devi saltare? Io mi sono dimenticato. No, io non mi sono dimenticato. Ragazzi, non è che flippiamo e basta. Dopo vediamo l'alboreto, ok? No. Okay. Ovviamente era un po' muoverci qua sul mulcino piccolo. Ci prendiamo confidenza. Fare un po' di salti dritti perché più ne fai meglio, eh? Per la confidence. Vorrei provare no foot can can, però devo stare attento a non schiacciare il freno quando rimetto il piede. Ok ragazzi, ci siamo scaldati. È il momentino tanto atteso ragazzi. C'è un po' di tensione, c'è, però vi dico, col fatto che adesso ne ho fatti tanti, ho preso confidenza, sono abbastanza tranquillo, non sono iper agitato. Secondo me ero più agitato prima. In questo momento c'ho 100 battiti. Prima ne avevo 150 per farlo sul bag. Sono un essere che funziona in modo inverso. E ragazzi, i più attenti avrete visto che oggi sto proprio utilizzando questo Fitbit, questo orologino, la multifunzione vi segna un po' dal vostro battito a notifiche varie. Oggi appunto volevo vedere su un trick nuovo come flip quanti battiti riuscivo ad arrivare, perché in questo caso non è tanto lo sforzo fisico che si fa, ma è proprio la tensione. È una figata perché in realtà questo video è sponsorizzato da Buddybank, che ha fatto questa promozione fighissima. E per chi di voi non sapesse che cos'è Buddybank, ragazzi, mi sembra strano perché tantissimi youtuber l'hanno già spiegato benissimo, è il nuovo modello di banca Unicredit con un'app disegnata esclusivamente per smartphone. Qui arriva il bello ragazzi, entra in gioco il nostro Fitbit. Infatti se apri un conto corrente Buddybank per la prima volta tra il 30 marzo 2021 e il 30 giugno 2021 ed effettui acquisti con la carta di debito Buddybank sempre per un importo pari o superiore a 500 euro entro il 31 agosto 2021, potrai ricevere un voucher
per un Fitbit Inspire 2. Io vi lascio tutti i link in descrizione se siete interessati. E adesso purtroppo i battiti aumentano, ragazzi. Ci stiamo. It's the time. Dai. Mi sono appeso al gas quando sono atterrato. No, vedi? 110. E allora 112. Non so, fai dopo. 112, perché tra è più la prima volta, il primo, quando è l'inaspettato che fa più paura. Sai che io quasi quasi ne faccio un altro. Lo rifaccio. Vai, piccolo bambino. Yo! Così, e ci lascia le zappate come se fosse lui a sparare, eh? Oh! Morto. Io adesso so, no, non allontanarti, per favore. No, lo sai cosa ti aspetta a te? Ah, arrivederci, ci vediamo in un prossimo video. Tu è tu adesso. Io posso fare un po' di pipì prima? Ah, posso fare così, posso dire una cosa? Mi metto l'impegno se qualcuno lo fa sul bag. E non vale. Sul bag ancora. C'è già troppo collo pure, se non mi cago. Tu hai detto così? Sfida accettata, Simo, ti sei messo nei guai. Vai, Alboreto, metticela tutta. Dai, Albi, Ah! Oh, sembra una puttana, ma è una roba aliena per me. Devi essere convinto. Un po' in down mentale. Attenzione. Dai, Albi! Va bene. No, ho sbagliato. Scusate, ero lento, ho capito però. Fai così per 15 secondi. Vai, fallo. No, 15 secondi. Devi pensare, saltare dritto e tenere il peso davanti senza mollare il gas. Mollo il gas. Oh, oh, oh! Madonna! Questa è una culla per i pulcini del park. Adesso però sto capendo. Piccolo applausino. Ah, madonna. Oh, oh, oh. No! Cacchio, sono proprio un sacco di patate quando atterro. Tutto per il contenuto, ragazzi. Ho capito. Madonna santissima, Alboreto! Ci riesce a cadere in dei modi che non hanno senso! Io ci provo! È come se fosse un super istinto, cioè... Io ci provo, ma entro al super istinto e non ci posso fare niente! Vai, Albi! Incastoreto, ingepporeto, perché se non arrivi a metà sul landing non sei nessuno. 5 salti, 4 cartelli e una ingheppata. E si va. No, ma allora, la cosa di oggi, ragazzi, abbiamo visto all'opera il vero incastoreto. Non so, a me sembra un'arte atterrare dritti e poi quando atterri dritto, certo, ti incastri con la testa proprio. Cioè, adesso ho fatto tutta questa cosa perché voglio vedere una persona che non è mai salita su una moto cosa può fare su una rampa. Dai, eroe, cacciati su sta moto. Sai come si accelera? Sì. Ok, meno male. Tu i piedi. Apri tipo metà gas. Quando arrivi sotto la rampa, okay, dai praticamente tutto. Però non mollare il gas, no. Piedi. Stai dentro. Oh! Ci sei? Sei vivo? Sì. Oh, mi sono appoggiato sulla rampa. Non hai accelerato un cavolo. Per fortuna Yoshi ce l'ha filmata un po' meglio. Io mi ero già spaventato prima della rampa. Ho detto cazzo, adesso atterra sopra.
È bene quel che finisce bene, ragazzi, come tutte le favole. Lieto fine, basta, grazie. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, mi raccomando. Supportate il canale per questi contenuti. Mi sa che ci dovremo vedere con la moto grossa. Con la moto vera. Perché?